Quest'anno sono 40 anni che io sono a Imola e che insegno karate. In questi 40 anni abbiamo avuto 3 campioni europei, di cui uno è presente stasera, che è Hillary. Abbiamo avuto a giugno la convocazione per i campionati del mondo a Takasaki, che è una città vicino a Tokyo. È stata convocata come atleta e io come arbitro internazionale. Beh, come ogni campionato c'è l'aspetto agonistico, che si cerca di andare là per portare a casa una vittoria. E con questo spirito noi andiamo in là, cercando di far bene. L'importante è far bene. Allora, ho iniziato karate quando ero in quinta elementare. Da lì ho iniziato e quest'anno faccio 20 anni di karate. È una disciplina dove lavori tanto su te stesso, quindi devi cercare di affinare sia la coordinazione che hai col tuo corpo, ma anche con la tua mente. Per la prima convocazione ai mondiali ci ho messo un po' a metabolizzare il fatto. Infatti sono carica, sono felice di andarci, un'esperienza totalmente nuova. Sicuramente un obiettivo è arrivare perlomeno agli ottavi, perché faccio tutte e quattro le specialità, nel senso che sono due, kata e kumite. Poi faremo kata singolo e kata a squadre, che avrò una squadra composta da 3 persone, e anche kumite singolo e kumite a squadre. Negli ultimi 3 anni abbiamo aperto anche una filiale sostanzialmente a Lugo. Quest'anno stiamo cercando di aprire anche alcuni corsi a Faenza. Quest'anno diciamo iniziamo a raccogliere probabilmente risultati, perché iniziano a esserci molti bambini, anche gli adulti hanno risposto bene a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Noi principalmente con i ragazzi, con i bambini, incentriamo il lavoro sulla formazione del carattere. Il carattere per noi è un elemento fondamentale, prima della pratica, perché è quello che forma la persona, e quindi nella nostra disciplina partiamo da lì. Io l'ho conosciuta perché vedevo un sacco di cartelloni in giro per la città e già da un po' avevo detto: ma mi piacerebbe far karate, così mi so difendere. E c'era anche un mio amico che lo faceva e da quando ho iniziato non ho più smesso. Io invece l'ho conosciuto tramite mia mamma, che conosceva già il maestro, e ho iniziato a fare questa disciplina per imparare soprattutto a difendermi e per imparare a, diciamo, convivere con il mondo che c'è fuori, imparando a essere sempre pronti ad attaccare. Vabbè, allora a me piace molto il metodo di insegnamento, perché anche se molto rigido, mi piace perché ti aiuta a migliorare sempre di più. E invece a me mi piace sia il modo di insegnamento, che comunque se hai bisogno ti aiutano e ti spronano a fare sempre il meglio. Yes. Ma noi ci troviamo bene, io per esempio lei l'ho conosciuta facendo karate e siamo tutti quanti amici tra di noi, sempre in simpatia. Esatto. Condivido quello che ha detto lui. E con questo gruppo mi trovo benissimo e spero di continuare a trovarmi bene. E noi il lavoro con i ragazzi lo basiamo principalmente sull'aspetto tecnico e quello che riguardano i valori che caratterizzano poi il karate. E l'aspetto tecnico, vabbè, chiaramente è basilare anche sia a livello competitivo che a livello di karate tradizionale. Noi abbiamo tutta una sequenza di tecniche e mosse che vanno gestite e fatte in un determinato modo perché siano efficaci. Noi siamo sempre alla ricerca dell'efficacia.